Quinto punto, mozione del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, messa in sicurezza degli accessi alle scuole di Lissaro. Do parola al consigliere Pinton per esporre la mozione. Grazie Presidente del Consiglio, grazie signor Sindaco, signori consiglieri e signori del pubblico presente. Vado a presentare la mozione che ha come titolo appunto messa in sicurezza degli accessi alle scuole di Lissaro. Andrò a spiegarla con comprensibile sintesi nel dettaglio, ma mi preme prima di presentarla fare un cappello a questa mozione, fare una premessa. Il problema che evidenziamo in questa mozione, cioè la sicurezza degli accessi alle scuole di Lissaro, non è certamente un problema scoperto dal Movimento 5 Stelle. È un problema ben conosciuto dal sindaco, ben conosciuto dagli assessori competenti, ben conosciuto credo da quasi tutti i consiglieri, conosciuto dal capogruppo, ne abbiamo parlato, che in passato in altra posizione se n'è anche interessato in altro modo, ben conosciuto dall'altra lista come chiamiamo noi di opposizione, perché anche loro, non ricordo se in campagna elettorale o dopo o se in tutti e due se ne sono interessati. È un problema ben conosciuto da chi ha avuto responsabilità in passato della gestione delle scuole, è un problema ben conosciuto da chi ce l'ha in qualche modo oggi, è un problema ben conosciuto, li metto per ultimi, ma avrei dovuto metterli per primi, è un problema ben conosciuto anche dai genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare di Lissaro e la scuola materna di Lissaro. Quindi a questo tipo di problema al quale si vuol tentare di dare una soluzione, lungi dal pensare a tutti voi che il Movimento 5 Stelle in qualche modo voglia metterci un marchio, un cappello, un simbolo. Semplicemente, essendo noi arrivati da poco in questo Consiglio Comunale, abbiamo pensato di, con l'intento che credo tutti hanno avuto in passato occupandosi di questo aspetto, con l'intento di andare a risolvere questo problema, abbiamo scelto una, come dire, brutta forse parola, una strategia diversa, una tecnica diversa, cioè portarlo, questo aspetto, questo problema, in Consiglio Comunale. Di fatto il Consiglio Comunale è un'assemblea dove sono elette 17 persone che si sono messe in gioco, che hanno messo i loro nomi sui volantini e anche sulle schede elettorali, e noi qui rappresentiamo i cittadini. Quindi nessun marchio a questa mozione, solo un tentativo di risolvere un problema. Però ecco, abbiamo voluto fare qualcosa in più, cioè non solo presentare un foglio A4 asettico con scritto c'è un problema, risolviamolo, ma abbiamo pensato anche di presentare una proposta concreta, una proposta esecutiva, un progetto elaborato da un tecnico, da un ingegnere progettista abilitato alla funzione, con le esperienze, qualità e anche con le capacità necessarie per elaborare un progetto di questo tipo. Un progetto che noi presentiamo oggi all'amministrazione, essendo frutto di puro volontariato, anche a costo zero, quindi diciamo che oltre ad avere le caratteristiche positive di andare a risolvere il problema che andremo a evidenziare adesso, c'è anche quella che non costa nulla. Questo come cappello, quindi togliamo il simbolo e vediamolo solo come un problema che andrebbe, secondo noi, risolto. Di quale problema stiamo parlando? Stiamo parlando del problema degli accessi alle scuole elementari dell'asilo di Lissaro. La strada provinciale 13, quella che collega Lissaro ad Arlese, che è una strada provinciale vecchia, concepita tanti anni fa, con le caratteristiche progettuali. Prego, sì, comunale, ok. Con le caratteristiche progettuali dell'epoca, non ha banchine di sosta, non ha aree di parcheggio, è quella da sempre. Attualmente i bambini escono dalla scuola elementare di Lissaro dal cancello fronte a questa strada, c'è un marciapiede, i bambini hanno molta energia, molta allegria e sappiamo cosa accade all'uscita di quelle scuole. E beh, allora noi ci siamo posti questo problema anche perché sollecitati dai cittadini di Lissaro e abbiamo proposto con questa mozione delle soluzioni tecniche che abbiamo allegato a questa mozione.
Abbiamo proposto l'adozione di alcuni dossi di rallentamento in quella strada. Abbiamo allegato a questa mozione una fotografia dall'alto con la posizione che suggeriamo in questo progetto, uno prima e uno dopo quindi quella strada in prossimità dell'ingresso delle scuole di Lissaro, delle scuole elementari. Abbiamo proposto l'installazione di barriere tubolari da inserire sulla cordonata del marciapiede fronte alla scuola elementare, barriere che impediscono così all'irruenza dei bimbi che escono dalla scuola di sfortunatamente andare nella carreggiata. Lì certamente oggi in quella strada non c'è il passaggio di auto e di mezzi che c'era 20 anni fa, e quindi questo è un pericolo. Con l'inserimento di queste barriere i bimbi appunto avrebbero un ostacolo che impedisce loro di andare nella strada. Abbiamo valutato che questo tipo di lavoro andrebbe a restringere il marciapiede fronte scuola elementare, e questo farebbe sì che ci sono degli errori progettuali. A questo punto il marciapiede diventa più piccolo e quindi c'è un problema per le persone diversamente abili, ma è risolvibile in poco costo, perché c'è una muretta di recinzione della scuola elementare che è larga 30 cm, la ringhiera potrebbe rimanere così com'è, si taglia la muretta di quei 10 cm necessari che abbiamo tolto con l'inserimento delle barriere, il marciapiede diventa ancora 1,50 m, siamo in regola anche per il discorso dei diversamente abili. Abbiamo proposto in questa mozione anche l'adozione di tutte le misure necessarie per far rispettare quelli che sono dei segnali stradali in questo momento in essere. Vi è un divieto addirittura d'accesso nel piazzale vicino alla scuola, negli orari proprio di arrivo dei bambini alle scuole, ma quello di fatto è un parcheggio, ma allora se deve diventare parcheggio non c'è divieto d'accesso, e però bisogna fare un progettino che consenta di mettere in sicurezza anche quel parcheggio con vie d'uscita, d'entrata, eccetera. E abbiamo suggerito un'altra cosa che secondo noi è molto importante, e cioè un nuovo ingresso alternativo a quello attuale della scuola elementare di Lissaro, un ingresso quindi sul lato piazza San Giovanni Battista, dove c'è attualmente il passaggio pedonale, un'apertura lì sulla ringhiera. Questo consentirebbe ai genitori che parcheggiano in quella piazza di portare i bambini, o comunque di far andare i bambini su questo passaggio pedonale ed entrare direttamente nella scuola elementare. Anche questo impedirebbe a questi bimbi invece di procedere su questo marciapiede fronte strada che abbiamo detto poco fa davanti alla scuola. Sono tutte proposte tecniche che riguardano la scuola di elementare. Abbiamo proposto anche una soluzione, naturalmente queste proposte tecniche devono essere seguite poi da opportuna segnaletica, perché le cose poi cambiano. Insomma, questo è un particolare che noi abbiamo scritto, ma che possiamo anche tralasciare in questa fase schematica di presentazione. Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia, per l'asilo, la nostra proposta è quella di inserire un dosso di rallentamento vicino alla rotonda, che poi andando avanti si va verso Campodoro. In questo modo chi viene da quella parte arriva non in accelerazione fronte l'ingresso dell'asilo, ma arriva obbligatoriamente rallentando. E abbiamo proposto anche lì, anche su quel marciapiede fronte alla scuola, all'asilo, alla scuola d'infanzia, abbiamo proposto anche lì la installazione di barriere tubolari che impediscano, che creino ostacolo ai bimbi appunto che all'uscita dall'asilo magari sono tentati anche a finire nella carreggiata della strada. Allegata a questa mozione che ho spiegato in maniera molto veloce, c'è tutta naturalmente la documentazione tecnica che spiega quanto io ho detto poco fa, e anche i disegni progettuali. Chiudo questa sintesi di presentazione ribadendo il concetto che ho espresso all'inizio di questa mozione. Torno a ripetere, conoscevamo tutti questo problema, però il problema oggi ancora c'è. Noi abbiamo cercato, parlandone in questo Consiglio Comunale, di trovare una soluzione immediata a questo problema, perché da qualche settimana i bambini hanno ricominciato a frequentare quelle scuole. Quindi chiedo che questa mozione venga approvata dal Consiglio Comunale e si proceda in tempi ragionevolmente brevi alla
esecuzione di questi lavori necessari, che sono lavori che hanno certamente un costo, ma che sono lavori per la sicurezza dei bambini e che sono comunque lavori che, per come l'abbiamo intesa noi, sono anche un programma a scaletta di esecuzione, perché magari l'ingresso secondario che può diventare principale fronte il passaggio pedonale potrebbe essere una cosa che si fa subito e che costa relativamente poco, le altre cose magari possono essere fatte con più tempo, ma comunque chiedo che appunto la cosa venga ragionata, pensata, approvata e soprattutto fatta. Grazie. Grazie consigliere Pinton per aver illustrato in dettaglio la sua mozione. Aprirei quindi la discussione in merito a questa mozione. Se ci sono interventi, assessore Albanese. Buonasera a tutti. In risposta alla mozione numero 3 sulla messa in sicurezza degli accessi alle scuole di Lissaro, si risponde che tale esigenza era già stata presa in considerazione da questa amministrazione, tanto che in data 4 giugno 2012, protocollo 5876, si rispondeva all'Istituto Comprensivo di Mestrino che gli alunni dovevano essere accompagnati in totale sicurezza presso il piazzale debitamente recintato, antistante al parcheggio posto ad ovest del medesimo plesso scolastico, utilizzato anche dallo scuolabus. Dopo il primo periodo di insediamento comunale e studio delle proprie materie di competenza, ci siamo impegnati per verificare la regolarità dei lavori e garantire la sicurezza dei plessi ospitanti minori, prendendo atto delle varie problematiche. Nonostante il nuovo insediamento, in soli 3 mesi questa amministrazione ha consegnato le 2 aule nei tempi stabiliti, utili a garantirne il normale uso, e già nello stesso periodo si ipotizzavano soluzioni diverse alla viabilità pedonale. Quindi sembra fuori luogo l'attenzione posta su problemi già in parte risolti o in via di soluzione. In settembre, a lavori finiti, ci sono stati ben 2 sopralluoghi da parte degli assessori di competenza, congiuntamente alla responsabile del plesso, per verificare le modalità di accesso dei bambini e accordandosi per le dovute soluzioni atte a garantire la maggiore sicurezza dell'utenza. A tal proposito si è espresso parere favorevole alla realizzazione di un nuovo accesso alla scuola sul lato rivolto verso Via Gazzo, portando l'attraversamento pedonale in corrispondenza del cancello e dell'adiacente parcheggio antistante. Inoltre, la richiesta di parapetto lungo il marciapiede in fregio a via San Giovanni Battista non può trovare accoglimento in quanto difforme la legge 13.1989 e decreto di giunta della Regione Veneto numero 509 del 2 marzo 2010 allegato A del medesimo marciapiede. Cosa diversa per la scuola materna Ave Maria di via San Giovanni Battista, dove questa amministrazione ha già previsto l'installazione sul bordo esterno del marciapiede esistente di fronte alla scuola di archetti parapedonali a protezione dei bambini. Grazie assessore Albanese. Se ci sono altri interventi, consigliere Gottardo. Buonasera. In riferimento alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e scrupolosamente spiegata in questo consiglio dal consigliere Pinton, anche noi della lista civica Vimi Mestrino vorremmo far notare ed evidenziare come su tale argomento legato alla sicurezza e principalmente per l'accesso e l'uscita dei plessi scolastici di Lissaro e di Mestrino, la lista civica Vivi Mestrino, in data 22 luglio 2013, nel Consiglio Comunale del 25 luglio, esame ed approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e dai progetti di governo periodo 2013-2018, presentava un emendamento, il numero 10, sicurezza scuola. Trovo anche altresì strano che nella stessa data il Movimento 5 Stelle abbia depositato la mozione e trovo strano che il consigliere Pinton, che è di buona memoria, non si ricordi qual è stata anche la posizione del Movimento 5 Stelle a fronte del nostro emendamento e a fronte del nostro emendamento qual è stata anche la posizione della maggioranza. Vado a rileggere l'emendamento che avevamo proposto ed è stato bocciato dalla maggioranza e con voto di astensione motivata dal Movimento 5 Stelle.
Per migliorare la sicurezza nei plessi degli istituti scolastici si provvederà ad installare un sistema automatico di chiusura e regolamentazione di via De Gasperi, esempio Fittoni a scomparsa, per impedire il passaggio delle auto e rendere pedonabile a tutti gli effetti il fronte scuola per il periodo di ingresso e di uscita degli studenti, oltre ad assicurare la presenza di un vigile in corrispondenza dell'attraversamento principale sulla regionale 11, uscita via Negri. A Lissaro, per migliorare le condizioni di sicurezza dell'entrata e dell'uscita della scuola, si provvederà a spostare l'ingresso al plesso scolastico utilizzando e adeguando il cancello su via Gazzo e installando la giusta segnaletica e protezione per i pedoni. Quindi credo che, in sintonia con quanto detto adesso dall'assessore all'istruzione e quanto anche scrupolosamente descritto dalla mozione presentata a 5 Stelle, ci sia la necessità e l'urgenza di intervenire, e c'è anche, voglio dire, sintonia su che tipo di intervento. Qual è la posizione della lista civica Vivi Mestrino? La posizione di avviare, e chiedo se possiamo aggiungere anche alla mozione, lo chiedo ufficialmente al consigliere Pinton, se possiamo avviare non tanto una commissione, che è una parola che fa forse paura a qualche assessore, in particolare l'assessore all'ambiente, ma di un gruppo di lavoro, un gruppo di studio, magari rappresentativo della maggioranza e della minoranza, dove ci sia la presenza di un tecnico comunale, un rappresentante della scuola e un rappresentante dei genitori, per affrontare al meglio la questione sicurezza, non solo del plesso scolastico di Lissaro, oggetto della mozione di questa sera, ma anche la questione del plesso scolastico di Mestrino. Questo per favorire non solo un inizio di un nuovo dialogo, ma la necessità ovviamente di arrivare a realizzare con i fatti qualcosa di concreto. Grazie. Grazie consigliere Gottardo. Ci sono altri interventi? Assessore Albanese. Volevo solo sottolineare che mi pare di aver risposto in maniera congrua e definita sul lavoro che già questa amministrazione ha messo in atto sulle scuole, sulla messa in sicurezza. Quindi no, non mi sento di dover nominare un gruppo di lavoro. Ci sono altri interventi? Sì, se possibile. Consigliere Pinton, la chiusura, diciamo. Beh, intanto una serie di ringraziamenti, sperando di non essere criticato per la cortesia, come è successo lo scorso Consiglio Comunale. Ringrazio l'assessore Albanese per aver definito fuori luogo il nostro interesse sulla sicurezza dei bambini che frequentano le scuole di Lissaro. La ringrazio comunque di averci comunicato che il problema di fatto è già stato risolto o che comunque è in soluzione. Ringrazio il consigliere Gottardo di aver ricordato che la mozione nostra è stata presentata molto, ma molto tempo fa, non ricordavo fosse in coincidenza del vostro presentazione dell'emendamento. Porca miseria, spero che non sia un autogol per lei, perché se noi l'abbiamo presentata quel giorno significa che per preparare un progetto di questo tipo ci abbiamo messo un po' più di tempo, ci abbiamo messo il tempo appunto per realizzarla il nostro ingegnere, che non ho citato prima e ho mancato di rispetto ad una regola che ci siamo dati, cioè chi cura le mozioni noi le citiamo, ed è l'ingegnere Rampin, il nostro attivista, per prepararla naturalmente si è interessato, è andato sul posto, ha parlato con le maestre, con i vigili urbani, insomma ha fatto una cosa fatta bene. Quindi ripeto, spero non si tratti di un autogol, perché noi la presentiamo quel giorno lì, lei quel giorno lì ne ha parlato, ma noi, essendo una ventina di giorni che ne parlavamo in paese, magari qualcosa era arrivato alle orecchie, ma è una battuta questa e basta. Immagino, dopo aver sentito la vostra considerazione, che la mozione non passa, verrà quindi bocciata, e prendo atto, ripeto, che il problema è già risolto. Grazie. Grazie consigliere Pinton. Do la parola. Chi chiede la parola? Ah, consigliere Menallo. Ecco.
Sì. Beh, io non credo che il problema sia stato risolto, né tantomeno con quello che ha detto l'assessore albanese. Non capisco cosa c'entri la costruzione delle aule, che è vero, con il problema della sicurezza. Insomma, non... E, ricordo, cito a memoria perché ovviamente non ho più accesso alle carte, che di questo si è occupato il Consiglio d'Istituto, che aveva proposto qualcosa di simile a quello che adesso propone il Movimento 5 Stelle riguardo alla cordonatura della via per Arlesega. C'è stato risposto in maniera molto secca, senza entrare nei dettagli, che non era possibile. E ricordo anche che il vice sindaco, se non ricordo male, quella volta andò per cercare di convincere i cittadini di Mestrino, di Lissaro, Riottosi a non posteggiare. I vigili hanno fatto qualche giretto, per un poco ha funzionato, dopodiché si è ritornati esattamente come prima. Quindi il problema c'è e noi come gruppo sentiamo, lo ha dimostrato anche il collega Gottardo, ci eravamo posti il problema anche noi, se l'è posto la scuola ce lo siamo posti anche noi, il problema c'è, non si può rimandare alle calende greche dicendo faremo, non si capisce bene che cosa, anche perché se non ho capito male la soluzione prospettata dall'amministrazione, quella di fare un cancello su via Gazzo, che avevamo proposto anche noi, andrebbe guardata effettivamente con molta cura, perché necessita di ulteriori provvedimenti. Mi spiego, chi assiste all'entrata dei bambini e all'uscita dei bambini di una scuola elementare, nel caso di Lissaro sono circa, se non ricordo male, 150-180, nei giorni di pioggia si accorge che c'è un assembramento di persone sia all'entrata che all'uscita, che nel caso in cui fosse così semplicemente aperto un cancello su via Gazzo starebbe in mezzo alla strada e questo durerebbe 10 minuti, un quarto d'ora all'entrata, 10 minuti, un quarto d'ora all'uscita, quindi quella del cancello è una cosa che va pensata molto bene e associata ad altri tipi di intervento, di cui potrei dire la natura in questo momento, ma non mi pare il caso perché non credo che il Consiglio Comunale sia un organo tecnico che debba affrontare delle soluzioni, valutarle in misura così dettagliata. Per cui ribadisco la proposta fatta dal collega Gottardo. Se veramente si vuole arrivare a una soluzione condivisa, si fa presto a mettere assieme un gruppetto di 5 persone e così anche la maggioranza potrebbe fare sua e dare veramente una risposta a questa esigenza concreta della gente. Si fa presto a mettere in piedi, dicevo, un gruppo di 5 persone a cui partecipa un tecnico che sa che cosa si può fare veramente, che cosa non si può fare, che sa quanto si può spendere e quanto non si può spendere, a cui partecipi un insegnante che sa quello che realmente succede prima del cancello e dopo del cancello, dopodiché le cose si fanno veramente. Quindi ribadisco il nostro favore all'interessamento sulla questione sicurezza delle scuole e ribadisco la nostra richiesta e chiedo alla maggioranza se è possibile ripensare in questo senso e avrebbe il nostro appoggio. Grazie consigliere Menallo. Chiede la parola l'assessore albanese. Grazie. Allora, sulla prima citazione del perché si parlava delle aule nuove di Lissaro, dico che quelle due aule sono costate a questa amministrazione 200.000 euro e con problemi di bilancio, quando si parla di ulteriori spese aggiuntive, come si fa a non tenerne conto parlando di una buona amministrazione? Per quanto riguarda invece il cancello da mettere in via Gazzo, devo ricordare al consigliere Menallo che quel cancello esiste già. C'è già, bisogna soltanto asfaltare la parte di verde davanti e spostare, come già detto poco fa, le strisce pedonali in maniera tale che si posizionano adiacenti al parcheggio di fronte. Quindi no, l'investimento è minimo rispetto alle altre soluzioni proposte. Il tecnico c'è già perché la valutazione e queste soluzioni le abbiamo pensate dietro la valutazione
del nostro, dell'ufficio tecnico, e lì per quello può delucidare poi meglio eventualmente il collega Mengato. Anche le fasi di entrata ed uscita della scuola in vista di questo tipo di soluzione sono state prese in considerazione con l'accordo degli insegnanti del plesso, che con noi hanno visionato le varie soluzioni e hanno concordato che questa era la soluzione più fattibile, proficua, con minor danno, minor impatto all'interno della scuola e soluzione migliore sia per i bambini che per i genitori che li avrebbero aspettati fuori. Grazie assessore Albanese. Non so se devo passare la parola all'assessore Mengato per le specifiche. L'assessore Albanese microfono. Ha perfettamente risposto e la sua risposta è frutto di un approfondimento che è stato fatto con l'ufficio tecnico, quindi col tecnico preposto, e con il comando dei vigili, che ha dato tutta una serie di valutazioni, per cui la risposta che ha dato è coerente con quello che si è deciso con organi tecnici di congiunto accordo, insomma, ecco. Grazie assessore Mengato. Passo la parola al consigliere Dalla Libera. L'atteggiamento che ci è stato richiesto dal nuovo presidente del Consiglio Comunale e dal capogruppo di questa maggioranza è stato quello di fornire suggerimenti e di aiutare anche nell'individuazione delle soluzioni, di collaborare. E credo che su questo tema ci sia la traccia e la testimonianza storica da parte dei diversi gruppi e dell'operato dell'amministrazione che si intende intervenire. Voi dite che c'è la soluzione è già stata trovata, loro hanno fatto il progetto, noi l'emendamento, di fatto tutti abbiamo presente che lì bisogna intervenire. Nel momento in cui voi poi lanciate questa sfida e ci chiedete di collaborare e produciamo documenti, produciamo progetti, sarebbe il caso di continuare su questa strada e di dire bene, cioè, mettiamo assieme le forze, tanto i numeri, la maggioranza l'avete sempre voi, non è che intacchiamo nulla. Allora chiedo al Consiglio, perché per fortuna non è né l'assessore albanese né il sindaco che decidono sulla mozione, è il Consiglio. E non sarebbe nulla di straordinario se il Consiglio decidesse che su questa questione della sicurezza scolastica, oltre all'assessore e al tecnico, ci fosse anche un dibattito e un coinvolgimento di tutte le forze politiche. La mozione peraltro viene modificata dal proponente, quindi io inviterei il proponente, eventualmente, se questa pista, suggerimento che noi abbiamo tratteggiato, fosse ritenuta utile, interessante, ma per trovare le soluzioni, su Lissaro sono già state abbozzate, forse vanno migliorate ulteriormente, su Mestrino mi sembra che, cioè, io vedo ancora la transenna mobile col divieto, cioè, è quella la soluzione definitiva? Penso di no. Allora, se vogliamo concorrere tutti a trovare la soluzione a questi problemi, chiedo al proponente della mozione se può modificare la mozione che comunque voteremo noi e non viene approvata o bocciata dal singolo amministratore, modificandola in questo senso che hanno illustrato i miei colleghi, e cioè il tema va affrontato, chiediamo l'istituzione di una commissione di 5-6 membri, due maggioranza, due minoranza, un tecnico, uno della scuola e un rappresentante dei genitori. Questa commissione predispone una soluzione e la riportiamo in consiglio. Se non vi piace la soluzione perché è frutto troppo del 5 Stelle piuttosto che di Vimestrino, la boccerete, ma questo è lo spirito con cui ci avete invitato a lavorare. Se stiamo sbagliando, dateci altri suggerimenti, altrimenti dovremo ripensare alla nostra posizione, al nostro modo anche di collaborare. Quindi questa mozione, lasciando tutte le indicazioni tecniche che ci sono e che sono valide, non come soluzioni definitive, ma come suggerimenti al gruppo di lavoro. Quindi chiedo al proponente della mozione la disponibilità a modificare l'atto che andremo a votare. Ringrazio il consigliere Dalla Libera per l'intervento.
se mi posso permettere, io aggiungerei una cosa. Accolgo con estrema fiducia e positività quanto detto dal consigliere della Libera, che però mi permetto di dire, certo io sono uno dei catalizzatori dell'interazione tra i capigruppo e quindi tra i vari gruppi, mi permetto di dire però che la progettualità deve sì essere concordata, ma prima di finire su giornali, tabelloni, furgoni e divulgata a volantini sulla popolazione, bisognerebbe veramente credere quello che lei ha appena detto, perché questa amministrazione, e le date lo dimostrano, le vostre mozioni dell'anno scorso, dimostrano che il problema non era un problema nato da questo momento storico, è un problema che ha già avuto delle proposte, che ha avuto delle probabili soluzioni e che nessuno ha preso in considerazione. Si è fatto l'occhio da mercante, l'orecchio scusate, oppure non si è voluto vedere una cosa molto importante, che evidenziare una problematica quando in una comunità, in un comune, non è detto che qualcun altro non ci abbia già pensato. Allora il punto di partenza non deve essere io ho visto la problematica. Se è la problematica vado ad informarmi e i mezzi ci sono, perché gli uffici competenti sono a disposizione, nei termini di legge possono produrre documenti. Gli assessori hanno dimostrato fin dal primo giorno di questa amministrazione di essere disponibili a illustrare o comunque di accettare soluzioni o di evidenziare il punto della situazione. In questo particolare argomento questa cosa non è stata fatta, è stata presentata una mozione su delle evidenze che erano già state fatte precedentemente anche dall'amministrazione e dai consiglieri del Consiglio Comunale già dall'anno scorso, da cui non si è neanche preso in considerazione che era stato registrato. Non si è preso in considerazione di dover chiedere all'assessore albanese, all'assessore Mangato o all'ufficio tecnico se c'erano stati dei provvedimenti in questi tre mesi, attuativi di confronto e di relazione con vari organi superiori al livello comunale, quindi vigili e uffici tecnici, per risolvere la soluzione. La condivisione parte da lì, non parte dal dire io uso un problema per mettere in difficoltà un altro gruppo del Consiglio Comunale, sia esso di maggioranza o di minoranza. Questa è la disponibilità che questa amministrazione ha sempre dimostrato e che questa Presidenza del Consiglio vuole portare avanti. Ovvio che però in questa occasione è stato mancato un termine di eleganza e di confronto. Se ci sono altri interventi, se possibile sì. Mi vedo costretto di nuovo a ringraziare, in questo caso lei, signor Presidente del Consiglio, perché la posizione che ha espresso poc'anzi, diciamo, l'abbiamo già ascoltata per chi era presente in riunione dei capigruppo. Diciamo che è passato un po' l'idea che noi abbiamo fatto perdere del tempo all'attuale amministrazione proponendo un problema che di fatto è già risolto. È già risolto probabilmente sulla carta, perché nella pratica già risolto non lo è, a meno che noi stiamo parlando di cose diverse. Chiedo scusa se ho capito che stiamo parlando di cose diverse, perché io ritengo pragmaticamente che il problema di fatto non è risolto. Oggi, che se ne parli da molto tempo, è vero, e io stesso, se lei ha ascoltato la premessa, e sono certo che l'ha ascoltata, ho affermato proprio questo. Se ne parla da tantissimo tempo. Noi abbiamo portato in Consiglio Comunale una soluzione pragmatica, pratica, immediata, ma se ne parla da molto tempo, do ragione a lei. La ringrazio ancora anche perché lei ha ricordato il fatto che noi abbiamo reso partecipi i cittadini di Lissaro, in particolare i genitori che hanno portato a scuola i bambini l'altro giorno, facendo conoscere queste nostre proposte. La ringrazio perché, devo essere sincero, questo tipo di opzione noi non l'avevamo valutata inizialmente, ma proprio quanto lei ci ha detto nella riunione di capigruppo ci ha davvero
è stimolato invece a fare questo tipo di azione, cioè sentirci dire che stiamo facendo perdere del tempo ci ha stimolato a far capire anche ai cittadini che appunto noi siamo dei perditempo. Basta. Grazie consigliere Pinton, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Voti a favore. Dichiarazione di voto, scusate. Pensavo che... Dichiarazione di voto. Consigliere Dalla Libera. No, vai. Il nostro gruppo si astiene perché la nostra richiesta di modifica della mozione non è stata accolta. Il problema sussiste e il principio e l'obiettivo di mettere in sicurezza il fronte scuola resta. Grazie consigliere. Consigliere Pinton. Non posso fingere una riflessione, mi pare che sia chiaro il voto favorevole alla nostra mozione. Passo quindi alla votazione. Voti a favore. Contrari? 12. Astenuti? 4.